Pezzi del nostro lavoro, darle il pasto così con quei mezzi che riusciremo a mettere insieme, ma in realtà io volevo fare un invito proprio agli artisti e ai performer, visto che si è parlato di un tavolo dell'azione artistica qui. Ecco, un invito a tutti i performer di questa città a uscire dalle loro sale prove, sempre messo che le abbiano, ma comunque uscire dai loro spazi chiusi, perché purtroppo tendiamo troppo spesso a chiuderci e a chiudere le finestre, non sentire il fuori, non percepire quello che sta succedendo. E venire a pensare a questo luogo come un luogo in cui invece creare, quindi pensare degli spazi possibili in cui spostare il lavoro di creazione, al di là della rappresentazione, al di là di presentare performance, di a fare degli eventi, questa parola tremenda che è sempre un po' pericolosa, cominciarlo a pensarlo come luogo da vivere, spostando delle parti di lavoro qua, mettendole, dandole in pasto e sporcandosi anche le mani veramente con quello che significa lavorare in uno spazio come questo, quindi costruirlo, ricostruirlo in funzione di una creatività teatrale che chiaramente ha delle esigenze molto complesse, no? Visto che ci sono molte risorse, parlavano i ragazzi da Paolo Grassi rispetto ai materiali, il teatro è complicato, molte esigenze tecniche, pratiche, ma può farsi anche con molto poco. Questo quindi per me è soprattutto un invito in questo senso, a superare un po' questa frammentazione che c'è continuamente, questa competizione, questa lotta fra poveri che purtroppo in questa città, ma è come in tante città italiane, si avverte fra gli artisti, è veramente ripensarla in una dimensione così orizzontale, allargata, ascoltata, mettendosi all'ascolto. Quindi il mio invito è questo, poi quello noi cercheremo di esserci il più possibile. Grazie.